Giovanni, capitolo 15, versetto 26. Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. Anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. Giovanni, capitolo 16. Non ve le ho dette dal principio, perché ero con voi. Ora però vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: dove vai? Anzi, perché io vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore, ora io vi dico la verità. Ebbene che voi, che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. E quando ravvenuto, egli vi convincerà. Il mondo, quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non hanno creduto in me. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avete udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché renderà del mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, e per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Giovanni, capitolo 19. Stavamo presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Giovanni, capitolo 21. Il discepolo che Gesù amava. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul suo sé Gesù, e aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, e di lui che ne sarà? Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Per questo motivo si sparse tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose, e ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Padre Sole, con la tua maestosa bellezza disollevi l'orizzonte della mattina fino a sera, riscaldi il corpo e l'anima di tutti, concedendo il dono della vita ai buoni e ai cattivi. Perché poi Mandres, Padre nostro, nessuno ti ringrazia? Perché nessuno ti adora? Il sole, visto da oltre la stratosfera, non appare più come un fuoco, ma di un colore dorato magnifico. Gli esseri che abitano questo immenso astro non sono terreni, ma spirituali, a tal punto che la loro attività non è più singola, ma binaria, di coscienza acquisita attraverso la peregrinazione di tutti i pianeti, compresi i soli universali. Sono, in altre parole, esseri celestiali che hanno raggiunto la completa evoluzione spirituale, in connubio d'amore, di due anime gemelle, in uno allo spirito puro, con la raggiunta perfetta coscienza della propria individualità e la capacità ricettiva binaria della coscienza di Dio, creatore e padre di tutto. Questi esseri celestiali posseggono la capacità di comunicare al contatto con altre anime in evoluzione. Un senso di gaudio e di felicità prevale in tutto l'essere. La comprensione degli spiriti solari è vasta e fraterna. La mente direttiva degli spiriti solari è lo spirito di Giovanni, al quale è collegata la distribuzione sincronizzata dell'energia vibrante di vita e d'amore. Eugenio Siracusa. Molti collaboratori scelse Dio al momento della creazione,
Fra le scintille da lui emanate, fra i principali vi era Giovanni, che ebbe il compito di rappresentare tutta la creazione umana. Voi mi chiederete qual è la connessione fra Giovanni e l'umanità? L'intrinseco scopo per cui Giovanni è legato all'umanità è questo: il grande amore di Dio per l'umanità, rappresentato da tutte le scintille emanate, doveva essere concentrato in Giovanni, per cui solo esistendo lui poteva esistere l'umanità. Ciò si rese necessario perché, essendo la creazione un atto di puro amore, Dio non poteva elargire tutto questo amore direttamente alle sue creature. La creazione doveva essere regolata e graduata da un ordine perfetto. Ecco perché Giovanni non doveva morire, ma rimanere in continuità nel mondo, fino all'evoluzione completa della razza. Egli era ed è, diciamo, l'accumulatore di tutte le energie d'amore, espanse e raccolte in lui, perché fosse graduata nella manifestazione materiale. Se doveste quindi distruggere Giovanni, distruggereste tutta l'umanità. Questo è uno dei misteri su di lui. Eugenio Siracusa. Ho scritto: Cristo lasciò detto: io me ne vado e non mi vedrete più. Gesù lasciò detto: ritornerò in mezzo a voi, non vi lascerò orfani. Ne è stato anche detto: il Padre mio si è riservato il suo tempo, verrà per giudicare i vivi e i morti, verrà per instaurare il suo promesso regno in terra. Molti rispondono: ma io vi annuncio, senza alcun dubbio, che il suo tempo è più vicino di quanto possiate credere. La sua milizia è già all'opera sulla terra per preparare il grande, il più glorioso e il più sublime evento che la storia di questo mondo ricordi: la venuta di colui che tiene in sé la giustizia di Dio, e non importa come e quando verrà, dove e da chi verrà, importa la divina potenza che possiede nella sua cosmica natura, trina ed eterna. Eugenio Siracusa. Lo sposo sta per arrivare, le porte sono già chiuse. Le nubi su cui viaggia la gloria del figlio dell'uomo si radunano alle porte del mondo. Gioite, voi che sarete fra gli invitati e preparatevi al banchetto del nuovo patto e delle nuove leggi che governeranno l'atteso regno di Dio. Io ho già baciato lo sposo. Ora ho finito il mio compito, ritorno da dove sono venuto. Eugenio Siracusa, aprile 1982. A tutti i chiamati che riceveranno queste immagini, definite dal nostro padre Eugenio, sacre. Figliuolo, è stato detto dalle potenze celesti che le immagini hanno una grande importanza nella vostra dimensione. Quindi è importante che voi diate il giusto accoglimento a queste immagini che vi sono state elargite, perché è vero, certo è verissimo, che, come ebbe a dire Eugenio, il privilegio delle potenze celesti visitare prima attraverso le immagini. Gesù Cristo e la Madre Celeste, dunque, prima di visitare personalmente ognuno di voi, lo fanno attraverso le immagini. Se conosceste, se aveste conosciuto la bellezza interiore di Gesù, sareste rimasti completamente puliti ed incorruttibili, perché era così ligio a far sentire la verità, era così prepotente il suo spirito ad invadere di felicità tutti gli spiriti, che se dovesse ritornare, come ritornerà di qui a non poco tempo, e tutti coloro che lo ascolterebbero, sono certo che si salverebbero. Permetto di leggervi quello che ho scritto il 4 giugno 1982. Cosa gli domanderete quando verrà? Cosa gli domanderete su quanto egli non vi abbia già detto? Io dico che non gli domanderete nulla. Lo guarderete negli occhi e tacerete. Sentirete solo vergogna, rammarico per non aver messo in pratica i suoi divini insegnamenti. Vi sentirete frustrati dalla sua commiserazione, dalla sua pietà, dal suo sdegno. Sarete tutti dinanzi al suo cospetto, muti, incapaci di battervi il petto dicendo: mia colpa, mia massima colpa.
Sarete ancora una volta vigliacchi, sarete ancora una volta bugiardi. La sua commiserazione sarà tutta vostra, ma anche la sua giustizia.